Se avessi saputo che ia finì così, manco mo fotti a Dominghi e taxi sfasciato. Anche questa ci mancava. Maledette chiavi elettroniche. Stasera c'ha pa scappare la cavadda a Massarazio. Come scusi? Ci figgiono magari una canzona se non mi sbaglio. Sciolgo le trecce ai cavalli di Massarazio. Mi ridà le chiavi per favore? Se ti metto a menze le cosce, caurieno prima. Oppure a menze le minde. E dopo caurieno subito. Senti, ora basta, se non mi dai subito le chiavi io mi metto a urlare. Ah, oh, grazie di tutto, eh. Senti una cosa, ma visto che era più sportello la macchina, ma un passaggio non mi potesse durare. Mi dispiace, ma chiedi troppo. E già che te sta dove andata? Ah, a proposito, ma scusate se mi messo un fustino di benzina qua in avanti, perché non ti voglio allordare la macchina, però. La gente che c'è in giro in questo periodo, picciotti, non ti puoi fidare di nessuno. Da scandare dell'umbra tua. Umbra tua. Dell'umbra tua. Come dici di viaggio americano? Umbra. Umbra. Ombra. Vabbè. Mi faccio scendere, l'ha messo portafoglio. Cosa? L'ha messo minchia di portafoglio. Ho di taglio come una palomma. Buonasera e buon anno, sogno chiddu rogliellanno, va buozzo suonare magari stanno? A banda musicale comunque, non c'è niente di porco, solo che se lo dico io mi attacco, perché sostanzialmente chiddu che futta è niente, è un pregiudizio, e siccome io lo saccio, mi ci sponzumbano. Boccio che c'è oiato dopo, eh? Ora che ne scisto un fierro, grandissimo testa di porco, ci ha tagliato la panza, perché se io per sbaglio c'avevo un cute duzzo, una penna, un cetrolo, tu un filo andorà a rire senza domandare a dirlo prima. Ti prego, scappiamo! Stai zitto! Prima ammazzo lui e poi tocca a te! Hai capito? Ah, cose di lusso, insomma. Vediamo se ho capito bene, maccarroni di mula. Tu ammazza Iddo e non c'è mentre io arrivo qua. Mi calo i caos, mi giro, mi metto la pecorina e aspetto un maturno. Mi sa che ti facesti i conti senza l'oste. Torpedo.
No, in realtà gliel'ho detto in modo diverso, più volgare, per farlo scandare. Anche perché se le cose non li rigi con sentimento, con passione, a niente manco te caca. Minchia remare, te la se fuoco con la benzina, ma quanto costa non mi conviene. C'è una rapina di affare! Che cazzo, ah! Ma come minchia sei? Intanto pulizietta ucca quando parlo con mia. Perché sogno Rolando Di Caprio. E sogno stanco di sentire ste minchiate. Quindi o te ne vai, o ti scaccia la testa come un grissino. Ti scippi i pilare scidi così il che Pierce. Non so se mi stai capendo. Ah, fanculo, va! Questo è un fiore di Bertillo, come il mio. È lo stesso deodorante che uso io. Perché in fondo sogno un tenerone, caro mio. Gentile, simpatico, erotico. Sogno magari onesto, sai? Però solo quando mi fotti in bicicletta. Io gliel'avevo detto, guarda che a quest'ora in giro c'è un sacco di brava gente, anzi proprio bravissima gente. E a quest'ora proprio di notte, no? Sì, sì, sì. E gli ho detto pure, guarda che se becchiamo qualcuno proprio ti finisce male, male, male. E infatti... Sì, sì, dimmi una cosa, ti fotti i soldi? No, e infatti proprio non so proprio come ringraziarla, cioè, perché se non ci fosse stata lei sarebbe stato proprio un problema. Controlla se ti fotti i soldi. Non si sa mai. Oi, vedi che i vocali saccio tutte, finisce a cina. Ho capito, però c'è i soldi. I soldi comunque. Tagliala! Ecco. Però cioè, non è giusto. Vedi se te ne dire prima ti faccio sentire l'uscire della campagna. Lo sapevi che stasera non avevi a nascere. 70 euro. E magari pioggia hai una è fatta. Appena arrestato. Ecco. Bene, bene, ecco chi ci abbiamo qui. Com'è? La macchina non ne vuole manca bruro. Ascolta, no. Non ho nessun problema. Lasciami stare. Vabbè, non è nessun problema. E invece io ti viro un pochettino in confusione. Ma questo non ti riguarda. Vattene. Ah, se vuoi io me ne vado, certo, ma in questa zona, a quest'ora, di notte, non è proprio il massimo a restare a pere. Cate, levo le scarpe mentre cammini. Però, se vuoi, c'è io la soluzione. Cioè, mettiamo tantissima benzina in questa macchina. E poi ci misma la benzina, ma ovviamente, come dice sempre Sergio a Muttapiecore, delle femmine e di chi che ti a mangiare, non ti devi mai fidare. E infatti ce ne stai fottuto. A Duma, vedremo. Prova ora, forza! Senti, mi sento in colpa per essermi andata in questo modo. Ecco. Aspetta. Tieni. Queste sono per il disturbo. Bah, se volevi ta sodde, mi fottia, gioia. Non so cosa ti sei messo in testa, ma non otterrai altro da me. E secondo te io con 20 euro che c'hai sta a fare?
Ma sentilo, non è che mi sembri tanto un ricco imprenditore da rifiutare 20 euro. Minchia, c'ha di rosarto allora che mi farà la coppola roro la prossima volta. Vabbè, lasciamo stare. Aspetta, scusa. Non farà stonata, dai. Ti stai cercando solo un passaggio. Se non muovi rare perché ti affronti. Lo capisco. Ma se ti scante, finisci a cilla. Perché ti avessi potuto tagliare i capi da zero senza che manco te ne adduna. Sappi che sono cintura arancione. Sì, e io c'ho il cavosetto rosa. Scommamo. Allora, a proposito, se trovi un parcheggio tipo un nero tomisa andura a casa macchina, fermete, a così ne fottiamo tantissime benzina, va bene? Aspetta un attimo. Ma allora tu mi hai svuotato il serbatoio? Ah, ma allora ho il cervello di camina. Alfonso, andiamo sto cotto. Noi qui non serviamo mosto cotto. Ma come non servite mosto cotto? Perciò ci facevano pagare un film il profumo del mosto cotto e abbiamo non lo servite. Ma veramente era il profumo del mosto selvatico? Stasera l'avevo cinefila. Piacere, Rolando DiCaprio. Ah, sei imparentato con l'attore. No, come verdurare di Piazza Umberto. No, agito. Ma mangiai un panetto di burro e ci cafuddai sopra due fucopala così anduppano, se no mi aspettavano di ogni gesto, caro mio. E comunque, se vuoi qualche cosa per giocare a caucca, te la procuro io. Ma la girasa, o te la mangi o la roba mia, perché mi venne petito. No, Bianca, no. Tra di noi non finisce così. Perché ti alzi una mattina e decidi che siamo diversi. Sono stato chiaro? Marcantonio, non è che decido, è che siamo diversi. Oh. Ti ho sentito fare quella telefonata a quel padre di famiglia minacciandolo di licenziarlo. Eh? E sorridevi mentre lo facevi. Io non sono così. No, certo, tu non sei così. No. Bianca ora vuole giocare a fare la brava dottoressa. Che però, per entrare in medicina, non ha disdegnato la pedata di mio padre. Che stronzo. Oh, Bianca, non mi fare incazzare. Che c'è gente qui. Lo sai quante cose ci sono in ballo. E io non ti permetterò di rovinare tutto. L'hai capito, Bianca? E basta. Bianca, guarda che ti guardando, piglia sto item per la dillondorare la tipo supposta. A cosa ti passa sta malattia cacciare di spingerci in manata, zita? Non ci credo. Diavola! E te ne dico un'altra. In mano con dei femmine se ci mettono solo per toccare il tuo culo, sono stato chiaro. Ma da dove è uscito fuori sto pezzente? Cameriere? Sì, una bottiglia di champagne. Se una buona, tu non sai chi sono io, ma io so ciò cos'è tu. Tuo padre aveva un'azienda che produce soldi spicci. Aveva una casa a mare, una in montagna e una in collina e se ne sta fanno fare una andata a luna. Che la Porsche ci va a trattoriare. E aveva due amanti, di cui uno è un mascolo che affirma, ma la verità è che tu, proprio tu, personalmente, non hai niente. Insomma, sì, come a mia, pezzente. Ascolta, Rolando, giusto? Va bene così, grazie. Ma che fai? Ti fai gli amici delinquenti? E tu vattene, prima che chiamo la polizia e te la faccio finire male. Mi volesse toccare un guadduro scanto, anche perché sono giustito, ma la verità è che
La polizia che tu volessi tu chiamare. Ha chiamato già un cameriere, Andura, quando ti metti spingi in cima a tazzita. Bianca, giusto? Ma chi è questo pezzente? Oh, a Stefano acqua di più, questi mingi male a parole. Vedi se te la giri prima che ti vengano a pigliare come un infame. Veramente hanno chiamato la polizia? Dai. Ma stiamo scherzando? Ecco, come puoi vedere non siamo tanto diversi, pisciazza. Questa me la pagate. E con te? Non è finita qui. Oh, non mi gioco giù, basti, non lo dasci. Siete, che ora ti offro tanti cei musto cotto. Garzon! Hai soldi per un musto cotto a chi era rubati? Senti, scusa, non dovevo essere cattiva. Anzi, dovrei ringraziarti perché mi hai salvata da una situazione che non sopporto più. Perfetto. Allora facciamo così. Stasera mi offri la cena e siamo a pace. Ma che è un po' azzardata come richiesta, no? Però ti do un consiglio. La prossima volta, prima di invitare una ragazza a uscire, fatti una doccia. Oh, ma che ho sentito fattore la doccia? Cioè, secondo me ti mi avessi a fare la doccia. E questo vuol dire che mi ha tagliato l'ugna dei piedi. Una pulizia da pulizia c'è a dare. Una stricata di rinti c'è a dare. Insomma, un travaglio è diventato. O mi sbaglio? Era un picciotto biondo, da coppola. C'è mai su un butto? Ci fece luce e chi sto scappato? Scappato? Uvi si scappato. E anche sto io ora non li appiglio. Però, Marescia, capelli biondi, con la coppola. Capelli biondi, con la coppola. No, dico, capelli biondi, con la coppola. Non ce ne saranno tanti. Ma chi può essere? Ma chi può essere? Nino D'Angelo! Per favore, torniamo a Neauge. Che lei per una stizza di benzina sta facendo tutto sto bordello. Una stizza di benzina? Ma se io quando ho un rifornimento già mi fanno una rapina. Poi vai in macchina e trovo cos'è sta sto canno, lo serbatoio. Ma come vai a fare, Marescia? Ci dico io come a fare. Lei al prossimo viaggio si accatta in un cieco. A così se si vuole succare la benzina trovo una sorpresa. Ma è mai possibile che per arrivare puntuale mi tocca fottermi una macchina? Capo! Non solo mi staranno un passaggio calapa a mia! Magari in ritardo mi farà arrivare! Mingio, stiamo in così piano che i moschitti prima di trasirmi la ucca hanno tempo per diventare la puna! Cafuddà! Sa. Sì, ma ti disse che non è così? Non lo sai come su sti mascoli? Sai con c'è? Chiedo fondamentalmente un porco. Sai con c'è? Sai con c'è? Mincia con c'è che hanno dittare uggi però, per favore, ma non lo sai come su sti mascoli? Se ci stai, chiedi, fottono e se ne fottono. Con c'è, un consiglio, sfoga tanticcia, così c'è la finisci di dittare uggi. Come, Tatiana, che si dice? Maria, un mascolone è arrivato. Mincia che se cavolo, ma che ha visto? Dove esce per caso? Sai, vediamo chi tocca a fare che gli affari in servizio, dai! Perché scusa, cosa devi fare? Dove devi andare? Ti devi vedere con qualcuna? Oh, di questa maniera! A te pare così, ma moglie! Sì, però io intanto mi stai mettendo i soldi relato. Sai, intanto pomicino a così caurio, dai! Così poi ci sposiamo. Sa. Mi metti incinta. Sa. E un piccirito lo chiamiamo Iglesias. Iglesias, un Giulio Iglesias, a finisce a Cina, Tatiana, dai! Mincia che sei fino però, non c'è mai una volta che si potesse parlare seriamente, cuttia! Sti mascoli. Ora, avanti, forza, Tatiana, dai, non farà stonata. Che ne dici se ora
abbagniamo un biscotto, un guattigito, eh? A così facciamo pace. Ovire, a poi mi dici queste cose ruci e io mi rimuoddo. Perché in fondo tu sei il mio amore. Sì. A poi mi dici queste cose, dai. But now I know that I will go on loving you eternally. What you pay be my own. Daviana, stai fanno come una porca. Armadillo. Tatiana, ci ritrovo contrario, va? Ma non puoi stare qua 12 minuti, ah? Oh, da girare copere miso verso la finestra. Ma tipo come se ci avessi da dare una vera tarra. Aspetta, c'è una cosa nell'occhio. Sogno io, camano. Tatiana, fai finta, Renato, c'è una vera tarra, per cortesia. Ecco, bravo! Buonasera! Sì, però mia, questa musica non mi sta piacendo! Aspetta, vediamo, vediamo che c'è il radio beccafico! Chi sta con me? Come ti pare? Sì, chi sta bella? Mi piace! Giulia, come pare? Sto ritmo invernale! Chicky! Maria, però, cioè, la prossima volta non mi potresti portare in un posto un po' più pulito? Cioè, non lo so, rimmelo tu, io con tutte queste rovette come hai visto a nascere, buh! L'avete il duogo. Ecco, ora c'è un red carpet. Mincia, ma chi sei Urzo? Urzo io! Urzo bimbo! Cavi giù la canetalia! Urzo bimbo, vieni qua! Rimane una cosa, qua portasti tu s'acqua! Assolutamente! Io a tia non ti capisco! Tarittore venire a stare a ma casa, ti mantengo io, ma tu proprio non ne vuoi sapere completamente! Che vuoi, acqua o aranciata? No, no, prendo l'aranciata. E allora, Tatiana, voglio essere sincero. Come a bagno biscotto con tia, manco la signora roba ne figgio. Ma che c'entra? Quella però ha 67 anni. Aveva 67 anni, canfo una faluna. Diciamo che con te c'è un certo rapporto purcarioso, va? Scusami, ma in che senso? Praticamente, una volta mi frequentava cuna. Che era bruttolida, tu in confronto a Ida sì, Naomi Pampers, per capire, ne va? E ti dico che con Ida mi trovava troppo buono, non si faceva dire manco una volta. Io bagnavo biscotto e Ida si mangiava la sausizia. Insomma, con 20 euro facevamo pranzo e cena. A poi invece anche a te un'altra, che aveva i soldi, era magari Beduzza. Mingia, ma un bere non lo spingia. Scusa, ma che mi volessi dire che per caso sogno brutta? Che duca ti stai dicendo? Ega, se io hai una banana così e hai una banana così, io preferisco che da così, perché c'ho la luce. O mi sbaglio, Urzo bimbo? Relativamente. Certe volte a tia ti avessamo andare al tuo paese. Però poi, pensandoci bene, tu a mia mi piace così. Perché sei bello mascolino, verace, in quando c'è io c'è aurora la campagna che mi ricorda una canuzza che via quando era annica. E questo è per te. Dillo che mi ami, quanto amore ci hai messo per farmi questa arrangiata? Sì, parliamo di cose serie. Quanto abbiamo arrestato? 50 euro? No, gioia, 20 euro. 20 euro? Minchia, vi assire embriaco. Senti, o 50 o non ci vediamo più. Ma guarda, io qui mi trovo solo 20 euro. Tutto al più posso invitarti una sera a casa mia per una cena un po' romantica. Così nel frattempo tiro una bella sgrasciata. Una sgrasciata? Io? Sì, tu.
Tu non lo sai quanto sogno bravo a insaponare spade. Urzu bimbo, dimmi una cosa, ma secondo te hai bisogno di una sgrasciata? Certamente. Abbedo sì. Ovviamente. Nai ancora? Decisamente. Che c'ha, finiste? Parzialmente. E sei ora di un malo corpo? Mi difendo con un'arma contundente. Ma ti c'è tu? Sempre fare discussione, sempre dei problemi. Dai, su. Sì, sì, come dici? Ma come dico io, amore? Insomma, ma lo capisci che non me lo posso permettere? Amore, come si fa a farti capire le cose? No, tu non lo capisci. Amore, ma è vero, mi hanno rapinato, sono rimasto senza un soldo. Che poi si è pure rotta la macchina. 300 euro di danno. 300 euro di danni? Sì. E come sei venuto col taxi di tuo padre? Col taxi di mio padre, quello d'epoca, verde petrolio, ti piace, vero? Sfasciato. Vabbè, che c'entra, sempre d'epoca rimane. Comunque, non ci credi? Vieni qua, te lo faccio vedere, l'ho parcheggiato qua, guarda. Amore, me l'hanno rubato! L'avevo lasciato qua, come devo fare? Ma come sì? Il taxi! E allora, dove la porto, signori? Marina di Ragusa. Sì, un Oporto. Oporto, grande! Perciò dimmi una cosa, la principessa Williams che fa? Cattao? Sorry? Ti dico, vabbè, va. E quando è che c'è il cavo da paese? Quante ore ci sono? What? What ore? Ah, ti pure che a Napoli? Napoli, bellissima, wonderful. Eh no, non me la da lì io delle novelle. Sorry, but I think I don't understand. Vabbè, I don't understand in robe, fora. Fora? Ma che ci mi dici fora, sai? Allora ti spiego io, allora praticamente tu pigli un lazzo, però Roma a tagliare, perché ti sto spiegando una cosa importante. Pigli un lazzo, un metro da una parte, un'altra le macce. Poi pigli crocca, un monzito di crocca. Crocca. Attacco un lazzo nelle macce e poi pigli le robe e stanno pulite, pulite, che non c'è bisogno manco di stralle. Makes sense. Ecco, intanto arrivavamo a fome e babbo. Well, nice to meet you, thank you. Nice sta mingia, sono 50 euro. Oh, sorry. L'indiana, Stefano. Che mi viene a dire? 50 euro? Bravo, veramente i soldi sai. Well, you're very nice, thank you very much. Ciao. Ciao, ba. Avvio, e magari vi ho già una defatta. E vediamo se possiamo incontrare ancora. L'unico taxi scavigliato dell'Europa, che pigliare io. L'Oporto di lusso, se arriva qualche VIP è un successo indiscusso. Magari tutti sa caccarlo lì gommona, i cipullavi e non sape come sa duma. E quando torna mattina, e viro marina, la mo testa cammina, penso a siratina. E quando voglio io me ne vai a mare, e con l'amici mi voglio rilassare. A mezzo all'acqua mia mi piace stare, a brucio sulla brucio sale cade fa bronzare. E se lo cerchi c'è ciò che fa per te, dalla riserva a tutti i chalet. E se la vedi te ne innamori, torna ogni anno tanta gente da fuori. E se ci vivi dicono un mamma mia. Mamma mia, mi ha fatto spaventare. A che mi dici? Come ho fatto?
Senti, non è che abbiamo sviluppato una conoscenza tale per cui debba trovarti perennemente davanti a me senza stupirmi, no? Minchia, c'è prima la professoressa oggi. Ma a te quando ero tonica che te ne sarà mangiare un vocabolario? A te latte cafoneria? Secondo te un cafone si presentasse con una rosa? La puoi pigliare, non muzzica, tranquilla. Sì, mi figlia la doccia. Oh, ti stavo aspettando, eh? Dice birra. La volta vota angagliai un cristiano. Che soldi. Visto tutto giacca e cravatta. E ci stavi spingendo in mano alla sazzita. E allora mi sono chiesto com'è possibile che uno come a mia, mi schifino, e a chi decca giacca e cravatta, invece ci portano un rispetto. Che tale è che non ha la cravatta, poro, ma fango. Tu considera che mi piace una picciotta che è soldi. A dire, chissà che tipo che si fa a doccia con champagne, e io invece un champagne l'ha visto solo quando la gente si rovesciava dopo che era stato ubriaco. Come faccio io, uno come a mia, a conquistare una che è soldi? Questa cosa l'ha avuto, eh? Ha trovato gente che è soldi, femmine che è soldi a Milano, in Germania. Se innamorano magari a comagliare, va? Non è che io mi innamoro perché la gente non è in soldi, oppure... Soldi non hai, ma è la bestia del politico per ingannare la gente, cosa? La cosa è c'è imbrugliata con lì a modo suo, va? Pure... Ora io ti dico, se uno avesse potere scegliere, io voglio scegliere. A cangiare, io ancora sono giovane, quindi vuol dire tu hai già una vita vissuta così. Cangiare per te vuol dire... A cangiare, sì. Cazzo, io non posso cangiare. Cioè, perché oggi è chi sto fatto? Cioè, c'è troppo questa potenzeria, cioè... La gente non ha fottere, perché è sbagliato. Ognuno la pensa come vuole, la pensa in modo mio. Se va bene così, non va se bene... Se non va bene, fa un culo. Ma passa la vita, è buono. Come hai fatto sempre. Cioè, buono. Perché non è poi facile, cioè, sfondiamo. Ah, sfondare in un modo o nell'altro, prima o poi, forse. Champagne. Champagne. La facciazza sua. La facciazza sua, tutta la vita. E ci scaccia la testa più forte che puoi. A poi mettiamo dall'acqua goduta. Insomma, non si sa mai oggi romano un concorso, sa ci cogliere magari carciofola. Ma perché questa tazza ha il tuo nome? E chi se è un souvenir del Lucciardone. Che ti stai scantando, Gioia? Non è che mi hai appena mostrato il Nobel per la pace. Vabbè, se vuoi mi futto, eh. Sai, io non credo che tu sia cattivo. E non so perché sei andato in carcere, però so che le persone non cambiano. Le persone non cambiano? Fino all'altro ieri stai bevuto con il signor Senapon. E ora cangiasti tutta la categoria. Sai, l'altra volta parlava con Sergio Muttapiecure. Non so ciò se lo conosci, è chiedo che si mette qui un torarere per sentire luce aurora la campagna. E insomma, parlando qui, mi sono reso conto che... Boh, io devo cambiare. Guarda il mare. L'acqua sarà freddissima a quest'ora, no? E non è che se tu mi dici, no, no, l'acqua è calda, io ci credo. Quindi mi stai dicendo che vuoi i fatti? Tipo San Rolando, che se non crede non vede. No, se non vede... Broken up and down. Che stai facendo? Ti voglio dimostrare che l'acqua è caura, perché il tempo cangiava. No! That's harder than Beh, non mi hai convinta sulla temperatura dell'acqua, ma spero che il tempo sia cambiato veramente. Bianca. Changing all your scenery, saying you don't care, but you're not going anywhere.
Un neverda. Un neverda. Non c'è neverda. Dove c'è? A fare sta vita qua. Poi è storto, è ritto, è qua, ma c'è re. La condino, ma per me va bene così. N'auto a... La voglia, n'auto tedeschi, qua. Tedeschi, qua. Sui tedeschi, qua su... Quindi, stranieri, sì, i tedeschi, diciamo, stranieri, qua su, diversi. Se ne... Non si creano problemi, cose, cioè uno si imbarca, si fa facilmente a quelli senza... Qua c'è la sarda... La sarda becca figo. A becca... a cacciola. quanto picciotti ci sono, bello picciotto, pigliare con la sarda. Quelli con la sarda. Con belle film, non la so perdere io, non mi interessa. No, la so perdere magari a mia. Appunto, io ogni che lo caso ogni vieccio, Come fatti che in Germania per questo motivo carissimo, ma che... Che non c'è la vita. Non c'è, queste film che abbiamo qua. Con che, Ma volavano al treno, senza abbiglianza niente. A fangolo, che tu scrivia, scriva sì, dopo. No, senza soldo, fuori auto, facevo, la vita era diversa. Era, mi trovavo a Genova, adesso mi faccio un viaggio, canava, un barco, faccio 4 soldi, va. Non è che posso stare per piede. Io a Genova morire dalla fame, perché non avevo una lira. Ma ne vorrei in nuovo porto, per piede. Mi fregava, nave, qua avete bisogno. Io faccio un pescatore, E ti vediamo? C'era come vediamo, non mi vediamo, poi trovai una nave che mi vediamo. E dopo c'è altre esperienze, poi io mi vado a Marocco, Casablanca, Algeria, Africa, la Costa d'Avorio. Poi fu a Rimini. A Rimini? Che c'è? Alla cavata sarda. A Rimini? Era tutte pulpe. One away, canoteca dall'acqua. Ma sperdo... O porco sanniao! Che cazzo sono queste meraviglie? Oh, Montalbano! Ma vaffanco! Quindi te saresti il morto di fame. E tu sei angrasciata? No. Io interpreto Donna Maddalena, un'aristocratica. A posto. Quando ho letto la sceneggiatura l'ho trovata patetica e scontata. La storia di un'aristocratica che si innamora di un morto di fame. Andiamo. Ma se già io, Alda Sereni, non mi avvicinerei mai a un morto di fame. Senza tetto, un barbone. Dove è stato? Cosa ha mangiato? Cosa ha toccato? Come se polizia o carriere. Che poi non è manco difficile. Pigli la mano, la fai a forma di pala, poi fai... Anzacchi tutto quello che c'è da anzaccare, un bello corpo di frusta, a tipo un basto. Come morto di fame sei davvero credibile. Ci sono molti attori bravi come te. Ma purtroppo quando vengono a girare i film in Sicilia, le scene da protagonista vengono riservate ad attori che hanno un buon nome o un buon aggancio. Spesso e volentieri, questi attori non sono siciliani. Sciauri i pira, ci so qua. Passarmi i miei abiti di scena. Dovrebbero essere lì. Allora questo vestitino?
Vienitelo a prendere. Tra noi non può funzionare. Le nostre strade sono destinate a incrociarsi una volta sola. Fa sì che sia la strada del non ritorno, te ne prego. Ne ho bisogno. A questo punto della sceneggiatura il morto di fame bacia appassionatamente Donna Maddalena. Ah, sì. Ma sai che ora manco comincia a ricordare buona la sceneggiatura. Ho fatto un negozio che è chiuso. No, accomoda da te. Sì. Stavamo cercando un pezzo di legno per tenere il cibo nella testa con la signora qui di fronte. Niente meno. Sì, perché ha aperto un nuovo negozio. Loro mi vogliono fare giurere. Dico che facciamo concorrenza insieme, va. Sì. Sì, sta lì, andiamo, ti faccio vedere. Qui prima c'ero solo io. E la clientela mi trattiva dentro come le sulce. Questa sì, sera. Sì, mo maggio. Ora siccome si è aperto questo qua, si è saputo che è più nuovo e fa il prezzo più migliore. E mi scanto che devo giurare, va. Ma perché avessi da giurare? Ma almeno mezzo quando c'è la concorrenza lui fa il mercato. È come i film, no? Secondo me mi piacciono i film, no? E ci sono due mascoli che ci provano con la ragazza. Uno è ricco, c'aveva la macchina rossa, c'aveva la villa per comprativa per la figlia. E l'altro è un pochettino arrugliato, vile, che travaglio non ne vuole, va. Cioè, e c'era magari capito biondo o cappelluzzi. No, ma era per dire, ma chissà alla fine quella può scegliere, ma che scegli a te? Ma che c'era su io? No, era un esempio. È un esempio in merda però, E invece se sei l'unico mascolo? E invece se sei l'unico mascolo? Chi ti sa pigliare a te? Magari che sei babbo con l'occhiale a fondo in bottiglia che si è fatto tirare i peggio la signora in faccia, giusto? Sì, sì, perfettamente. Perfettamente. Era messo cosa, ma che è? Ferramenta barone. No, siccome della ferramenta è bello dura, ce la voglio tirare in testa che è bello dura, che è della ferramenta, va. Certo, perché se invece era un panificio. Che era bello morbido, va, è normale. Cioè, non fa una piega. No, no, fa una piega, perché è della ferramenta, che è piega che fa. Va bene, spiega lì. Trasiamo che mi serve un favore, forse. Signora, ce l'ha finire, va bene tirare le pietre. Perché sennò non chiami i carabinieri, perché sennò mi fanno giurare. Ma ci tiro questa cosa dalla ferramenta nell'ultima rienda che ci arrestarlo. Oh, allora Leonardo, cosa ti serve? Ma Nendo, mira che trovai sto borsone. Che è cino di robe di femmine. E volessi fare uno scambio. Cioè, se tu c'hai una giacca e una camicia un pochettino più intellettuale. Ma che devi fare? Il testimone di Genova? No, ma volessi fare una razzettata. Oh, ho capito, per fare l'elemosina così prende più soldi, va. Piro! Uno qua per fare i soldi con una giacca e una camicia. O travagli nelle pompe funebri. O fai un politicante. Siccome io travaglio non ne voglio, è disonesto fino a questo punto non ci voglio arrivare, fatto il suo conto. Ho capito, allora che per le femmine? Oh, spiegale, là o non là sta roba? Aspetta che te le prendo, va. Che poi io rigo, con tutte le robe che c'hai, cammina come uno spedizziato, che sei stemmete? Ma è davvero, va, non ci avevo pensato, va. Te l'ho trovato la camicia, tira. Oh, spiegalino. Che? Da lì. Che c'è? Chiuso. Minchia, hanno chiuso alle 5, oh. Sapete che non ne vogliono lavoro, va? Oh,
Buonasera, vi posso aiutare? Sì, mani in alto. Forza che stasera a Manaputo c'è un concerto ore flauto, forza. Ammiraglio, ma che è sto fatto? Stasera a Manaputo c'è un concerto a scuola elementare. E noi che ci possiamo fare se suo nipote ce la suona, va? Cosa ci può fare? Tu devi stare zitto. Guarda che c'è il sequestro della merce e una multa salata. Minchia salata come caciocavallo, va? Oh, anche stato ballando, l'ha legale. Ah, ho visto che tu c'è il Robocop che pare che c'è un Parkinson. Ha puntato un garzello, ma che è che stai facendo? Ma lascia, li sto tenendo in stato di fermo. In stato di fermo qua, tu non sto fermo. Ma se poi scappo non mi tocca correre. Ma che ti tocca correre? Ah, come ti c'è, se c'è la merce? Che te voglio, non ne volete. Se, ammiraglio, sequestro della merce del signore, perché io comunque c'ho un borsone mio da rinja, che tra l'altro mi fottì a un'altra banda. Ecco, proprio questo qua. Ebbene, se lo prende vada via. A posto. Marescia, ma non ci somiglia a quel tipo biondo con la coppola che si rubava la benzina? Ma però la coppola non l'ave. Però è biondo. Biondo, come a ta suora. Stasera mi potevi ir a imbriagare. Ti porta a discoteca, a così ti rilassi un po'. E dove ci vediamo? Non fatte nessuna licenza commerciale, garage abusivo. Mi sa che non ne veremo. Scriviste, Garzella? Stai scrivendo. Niente ancora scrivi. Stai scrivendo? E fanno pio pio, a luce c'è, a pesci che cina, a ore sbogliare del cerzolo. E le vede sa cosa rauca, maccarrone, che mi stai parendo un orecchio che si senti i canzoni del Patriziano Ferro. Che qualche biaglio invece dei causette in tre mutande ne troviamo un perentore arriere. Ehi caro mio, a sera leone e a mattina con giambandiera del papaluce. Su se te c'ho tutto e cercare di focalizzare la situazione. Vire che c'è piere. E allora, break and break fast. E poi capiamo. Vediamo. Robbe re femmine. Cose re vivere. A posto, Rolando. A cominchia di carregare stasera. Compa, capiti hanno robotto di vino che si è finito. Oh, vedi che non dà la porta a casa se non ha per imbriagare. Scusa mia, vedi hanno robotto di vino, forza. A posto, arrestiamo magari senza vino. Che mi interessa davvero, a me mi piacciono le femmine. Che belle cavalle, oh! Sì, pariamo un maneggio! Un maneggio! Non arrivare che gli fai scandare. Senti una cosa, io mi piglio chi da destra e tu ti pigli chi da sinistra. Va bene, io mi prendo quello che hai scritto tu, qua. Sì, tieni qua, oh, arresta qua, non ti addormisci, stai arrivando. Ma come ci buttavo qua? Ma come ci buttavo? Ma anch'io saccio come arrivare qua. Che fuoco che ci cogna che mi lasciavo. Ma non grido. Perché il mare è troppo azzurro. E passi rulisse che mi stava a mare. Yeah.
cosa fai nella vita? E niente, io prima avevo un negozio di robe che poi me l'hanno chiuso. Ora mi sto aprendo un garage di robe sempre. A proposito, avevo bisogno di un bicciottetto per scaricare la labbra, perché non me lo lavorare con me, Vuoi ballare con me? It was lovely to meet you again. So I got to get you again. It's rather warm. What a warm? Aspetta, aspetta che ti aiuto. Bianca. Let's go to your house. Sì, a music house. Your house? Casa tua? Casa mia. Faccio giure per trasere, 10 euro mi costò il biglietto e ora me ne vai a casa. Alla matica! Finalmente ci incontriamo. L'ultimo che mi toccava così ci cascarlo l'ugnare i piedi e se ci mangiare i succe. Che buona se ne pone. Devi lasciare in pace la mia ragazza. Ma stai fanno acqua di più questa storia. Ma veramente credi che tra di voi ci sia del tenero? No, c'è solo del duro. Senti, faccia umana. Bianca merita qualcosa di più di un pezzente ladruncolo da strapazzo. Sì, infatti. Perché su te la stavo, pesciazza? Cioè, a te ti pare che per quando c'hai una laurea in ingegneria delle patatine puoi camminare a testa alta, te stai in minchia? E vedi che stai fanno l'educato, perché se incominci a parlare lurdo ti faccio venire l'infezione neurice. Ok, d'accordo, hai vinto. Vieni, ti offro una cosa da bere. Anzi, facciamo che chi resta in piedi ai ciupiti ha la vinta su Bianca stasera. Che ne dici? La sfida ai ciupiti? A mia. Ma che sto cretino? Se la vede lo Chandonnay. A che minchia te ne futta, viene se t'ambriacare tu, cominchioma com'è che sei tutta. Ah! Signorina, mi sembra un poco stanca, Se vuole vedere che ci faccio sparire un suono. Si può avere non rumba e birra? Dove glielo metto? Se permette questa domanda gliela faccio io a lei più tardi, hai capito? Oh, Chiquita! Scusi, tutto viene 30 euro. Ma se? 30 euro! Migliora statale, compa! Minchia! We'll be right back.
bianca. A che ti sei svegliato? Purtroppo sì. Ma che sta succedendo? Stanotte mi ha fatto vedere sorci verdi e ora mi sta apparendo un sorcido scannaliato. Che fa? Mi metto le mutandine quelle con i fiorellini che ti piacciono tanto? Ti sbatto due uova? Che fa? Magari oggi ti ha dato sordi. Sì. Sbatti mutandine che i fiorellini fanno l'uova. Io me ne dire. Ma chi è rimudaste? È che sei come tutti gli altri maschi. Allora, Rolando Di Caprio. Vediamo. Tentata rapina in banca. Tentato furto con scasso. Tentato sequestro. Sì, e ancora mi viene brattichire. Contraffazione di gratta e vinci. Contrabbando di sostanze stupefacenti. 3 anni di carcere. E 2 evasioni alla T. Appuntato! Ma come ci mettiste i manetti? No, fermi, tranquillo, ultimo che mi levo un pezzo di carne e me la rimetto, tranquillo. Appuntato, minge, è vero allora che si è raccomandato? Diciamo, come adesso mi avvincerà a guerra, Maresciallo, sei scappato? Tu che sei scappato, figlio mio? Ammiraglio, tranquillo, guarda, adesso, risolto, hai visto? Gardella, poi mi offre un caffè. A che figlio, comunella? De Caprio, mi racconta cosa è successo in discoteca e deve essere chiaro. Appuntato, scriva. E allora, scrivi. Io non lo so se è normale tutto questo bordello per trasera a discoteca. Ma evidentemente un pilo che c'era stasera non l'aveva manco lei sotto e scende. Scrivi, sotto e scende. Signor De Caprio, continuasse. E sembra che ci mettono un puntino sull'appuntato. Sì, vabbè, allora praticamente eravamo fuori alla discoteca quella sera, io e Spigalino. E sebbene a Niavetre non ne facesse trasere nudo, manco un carcere, quella sera non so come mai, ma siamo entrati in discoteca. Scrive, sodo. Giacca di Armani, camicia di Versace, scarpe nero giardini, sono vestito bene per entrare oppure no? Buonasera Alfio, allora, la giacca era un becchino di gela, la camisa mi ha fottuto un tunisino che aveva niente di serre e i scarponi sui miei, poi c'è Spigalino. Io niente, c'ho la giacca Rocco Marocco, la camicia me l'ha regalata la mia ragazza quando eravamo militari e l'occhiale è quello di mia madre, io non sono bello. La verità, siamo cosa di giacca, avanti, forza, allora tutto che ne puoi. We'll be right back.
Maria, mi sta l'orienta la testa. Ricapitoliamo. Appuntato, scriva. Il signor Marcantonio della Rovere, in sede, chi su ci scrive tu, denunzia il signor Rolando Di Caprio per aggressione e furto. Perfettamente, maresciallo. Ora mi registra una cosa. Rolando Di Caprio, che fa? Prima vi presentasse e poi ci rese una fresca dei colpi oppure conosceva l'aggressore? Purtroppo ho avuto il dispiacere di conoscerlo l'altra sera all'interno della discoteca. Cosa vuole? Tu mi pare abbastanza figlio di papà per darmi una pochi soldi. Ma chi si crede di essere? Chiamo la sicurezza? Signor Rolando Di Caprio, e se ti azzardi a toccare sta femmina, ti scippa la testa. Sta femmina? Sì, la mia ragazza, Bianca Morale. Bene, da lì ho capito che il signor Di Caprio probabilmente aveva bevuto troppo. Allora stasera, a tazzita, vieni a casa con mia. Sono stato chiaro? Ma che stai dicendo? Non ti azzardare nemmeno a sfiorarla con... Piro! Io mi porto a casa la tazzita, a meno che non mi porto a casa due femmine, una per mia e una per l'amico mio. E lei conosceva le due donne? No, assolutamente no. E quindi, dov'è stata l'aggressione? Secondo me, maresciallo, il signor della Rovere non gli ha voluto dare i soldi e il signor Di Caprio l'ha aggredito. Appuntato a Garzelle, ora non dice il signor della Rovere che cosa è successo. No, siccome i punti già si stanno delineando... Tu sei delineato, no, Gerbino? Mingia, ma com'è che non ci porto combattere ciocottia? Appuntato, scrive, della Rovere, continua. E quindi niente, il signorino pezzente lì voleva dei soldi per offrire da bere alle ragazze. E da parte mia gli ho dato 50 euro. 50 euro? Appuntato. Tu com'è che te ne vai a travagliare alla discoteca? Ce l'hai la ragazza? Io non ce l'ho la ragazza perché mi vergogno. Però sono troppo carico. Ma tu che sei carica? Non immagino quanto. E quindi ci disse: tu mi trovi un petrolio e io ti ringiurisco. Chissà com'è stare con un ricco petroliere? Ancora capisco, caro mio. Ma come si dice da parte a bagnare un biscotto? What? What? Oh, vedi che stasera sogno petroliere e 50 euro non mi bastano. Marescia, ho visto come lineare la storia. Beh, sì, in effetti l'appuntato non si sbaglia. A posto, avevamo un cane di caccia carinza. Quindi ci cercavi i soldi tutta la seretina? Più o meno. Tant'è che io mi accorsi che Di Caprio mi stava seguendo. Così mi sono rivolta ad un ragazzo della security. Quindi poi il signor Di Caprio l'ha aspettato fuori per vendicarsi. Esattamente. Allora il caso è risolto. Maresciallo, la cosa è lineare. Lineare è come la lettera encefalogramma rota cerbietto. Lineare. Signor della Rovere, lei mi deve raccontare tutto. Posto, luogo, testimone, tutto quello che sa, perché se non è altro non la potremmo aiutare. Va bene. Potevano essere le 4:15 del mattino ed ero appena uscito dalla discoteca da solo. Mi stavo recando verso la mia macchina, sa, la mia è una BMW di serie e la tengo leggermente fuori dal parcheggio perché non vorrei che qualcuno sbadatamente me la graffiasse. Non appena apro lo sportello della macchina mi sento come toccare alla spalla. Mi giro e mi arriva un cazzotto in faccia. Non ho avuto neanche il tempo di reagire che me ne arriva un altro, così che da terra mi sfilano il portafogli e mi lasciano da solo a terra come un cane.
sento capri. Lei è in una situazione lineare. È in una situazione veramente imbrogliata. Sergente, io a suo signore non ci fici niente. E allora mi registro com'è che è stato trovato in possesso del portafoglio. L'ho tramingiata. Neanche stasera eravamo a discoteca. C'era magari un signor Pisciazza. E noi sapevamo imbriacando insieme col signor della Rover. Che non può essere che mi mise un portafoglio da giacca mentre che io non me ne addonava. Il signore della Rover, secondo lei, ha inscenato il furto e la contusione? Ma quale minchia di contusione, ammiraglio? Io, signor della Rover, ci avessi potuto scacciare i buddi con compressore. Ma mi sono limitato, perché io saccio come va a ragionare Piavetre, che va a pigliare sempre che i poveri disgraziati. Quindi, caro sergente, i manetti di alla Iumise, abbiatemi nella cella. Basta cacciare, finiamo questa storia, perché la state fanno a cuor di Pio. E chi siamo a fare? Oh, Rendentin, e che ci ha finito? Me, a te è stata buttata. Buono, cioè, hai fatto scappare, buono. Mamma mia, oh. Se la cosa è imbrugliata, se... Hai a dire. A posto. Ehi, caro mio, cosa è diventare deficiente? Marescia, è evidente. Ha faccia di colpevole, l'ave. Passiamo agli altri casi. Alle altre case? C'è ancora quello che va in giro a rubare la benzina. Marescià, veramente, possiamo stare appresso a questo qua? Ormai il caso è risolto. De capo, dormito bene. Se, mi sonnaio che l'ha puntato Garzelli, sbagliava a coparrare e scippava una passata di corpo. Vediamo che vuole stato fare. Marescià, si immagini, era cautelativo. Toccata a cautelare, minchia, se torno come l'uovo. Dicono che la notte porta consigli, ma tu a mia, non mi racconti giusta. Sergente, non è la prima volta che vi fate fottere dalle apparenze. 9 anni fa era uno stato in RF Cupala. Era a bordo della mia Punto, color blu arrugliato. Con me in macchina c'era la mia fidanzata, Jasmine, una bella ragazza di colore. All'epoca lavoravamo tutte e due. Ida faceva la massaggiatrice e io facevo picciottino in un'officina. Eravamo felici, felici una Pasqua. Fatto sta che a un certo punto agganiamo un posto in blocco. Arriva lo sbirro tutto pompiato. Tagliava mazzita e poi ci venne un sorrisino. Un sorrisino beffardo. A un certo punto si spinge, guarda indietro e ai bordi delle strade vede che ci sono delle prostitute di colore. Signor De Caprio, che vuole sentire a dire? Che voglio sentire a dire? Signor Di Caprio, signor Rolando Di Caprio. Complimenti, sa leggere bene, bravo. Fa lo spiritoso, fa. Oh, che il cielo mi fulmine. Stia zitto. Ucca che non parla, cucuzza si chiama. Lo saccio, il cielo, faccelo capire. Dove la sta portando questa bella signorina? Alla maison. Eh? A casa mia. Signor Di Caprio, non tollero questo genere di risposte. Stia calmo. Ma che forse non ci piace un francese? Va bene, fammi scusarsi, dai, sbrigamone, tagliamo la canna a magliere, dai. Jasmine!
Hossed. E signorina, da quanto tempo è che è in Italia? Io sono nata in Sicilia, però sa, da tanto tempo che vivo qua. Mi sta buongiorno. Bene. Signor Di Caprio, lei è da tanto che frequenta questa donna? Ma vedesse, signora agente, diciamo che tendenzialmente non sono cazzi suoi. Signor Di Caprio, modera il linguaggio, altrimenti la sbatto dentro per oltraggio a pubblico ufficiale. Ne capiamo? Agente, lo scusi. Noi ci vediamo spesso, però sa, lui mi viene a prendere solo perché io non ho la patente. Sa... Sto parlando una cicala. Diceva? Diceva la signorina che siccome non aveva la patente, io il sottoscritto la vado a prendere. Signor Di Caprio, ma che mi sta prendendo per stupido? Ma dottore agente, ma stiamo scherzando, ma non mi permetterei mai, ma ci mancassi io. No, è lei che sta scherzando con la persona sbagliata, ne capiamo. Ma ora mi registra lei, i cinturini ce l'avevamo messe, l'assicurazione è pagata, i luci funzionano, un bullo c'è, mi registra lei qual è il problema, ma mi pare che è tutto in regola. Tutto in regola, ma tutto si di capo. E come la mettiamo con quello che sto vedendo? Ah, ma che un specchietto! Ah, ma ce ne pulite! Ah, ma ce ne pulite! Ah, i casi che sono crashati! Un pupo! Un pupo! Vuole tante coccole! Signor De Caprio, non faccio il fendo tondo, calo l'unica cosa che non è regolare. Ho fatto che lei si carica queste film, ne era mezza strada! Buttaci, vostri la savogliere, gran pezzo di cornuto! Ah, arrivammo noi a magliere, ruppiamo un scifo! Oltraggio a pubblico ufficiale, scendete dalla macchina tutte e due! Signora agente, ci capitavo, ma zio, 10 anni fa, si chiama demenza senile. Sa, facisse curare, non ci scassasse la minchia, io resta poi. Ho detto, scendete dalla macchina, lei e sta gran buttana a casa carrega una asciata. Però, De Caprio, vedesse che non siamo tutta così. Cioè, usaccio, Garzelle, e poi mi offre un caffè. Muto, Garzelle! De Caprio, sta storia io la conosco molto bene. Lei ha aggredito la gente e si è fatto 3 anni di carcere. Il carabiniere era un collega e mi contava la storia. Chi davvero? Chi davvero? Caporale, ma se ne lei viene Cappuccetto Rosso e ci dice che un lupo ci fottì le merendine, lei che o va a pensare mai che un lupo poi si trasforma nella gran scuffata di sa nanna? Però questo è anche vero, maresciallo. La nonna si trasforma nel lupo e se uno non lo sa, ci arresta a micialuto. A osaccio, Garzelle, e poi mi offre un caffè. A che figlio, come dire? De Caprio, lei è in stato di fermo ed è accusato di aggressione e furto. Che poi un lupo le piglia a culo e fa parte della nonna. Prima o poi il Cappuccetto Rosso se ne adduna. E come si chiama questa storia, maresciallo? Tu ricordi io come si chiama, Garzelli. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. A così si chiama. Domani, non amarmi con un soffio, non amarmi quando... Oh, Arcangelo Disco! Se non ti piace te ne vai! Non sono io ad occupare il tuo cuore, lo so. Gerardo, devi andare dalla persona che ami. Devi andare dalla bella Antonietta d'Uccello Vispo. Uccello Vispo? Mi tiro una scarpa! Continuate, Felicia. Gerardo deve sapere.
Bianca. Marco Antonio, ti prego, non è il momento, eh? Ma dai, ancora con questa stupida rappresentazione teatrale. Fate schifo! È più importante di me. Ti scippo a testa! Oh, tu forse non hai capito. Qualsiasi cosa in questo momento è più importante di te. Anche quel mafiosazzo del tuo amico. Guarda qua. Che ti è successo? Quel Rolando Di Caprio mi ha aggredito per derubarmi. Quando? Dove? L'altra sera, nel parcheggio della discoteca. Rivoglio i soldi del biglietto! È gratis! Fratello! Hai disonorato il tuo nome! Hai disonorato il nome del casato Monferrato d'Urbino in Piave! Guardate! Partecipa a testa! Signore! Vero è quel che egli dice! Ama la bella Antonietta! Donna Toci! Le voci sul suo conto corrono come uccelli al vento! Come uccelli al vento! Te la stai portando però, eh! Quindi l'hai denunciato? Ovvio! Quelle persone sono come le bestie e meritano di stare in galera. Sì, lo so. Pensi di aver conosciuto una brava persona. E invece poi, niente, tutto cambia. Si è dimostrata per quello che è. Ma non ti preoccupare. Adesso ci sono io con te. Sì, lo so. È proprio vero. Pensi di aver finalmente incontrato la persona giusta. Invece poi si rivela essere completamente priva di scrupoli. Proprio così. C'ero anch'io quella sera in discoteca. Ero all'uscita e stavo provando a far funzionare quelle stupide chiavi elettroniche. Quando un tratto mi passa davanti proprio Rolando. Era con una ragazza ed era talmente ubriaco che non riusciva a reggersi in piedi. Non vuol dire nulla. È successo prima. Sì, lui mi ha aggredito e mi ha lasciato a terra da solo. Davvero? È strano perché quando sono salita nella mia macchina ti ho visto uscire dal locale, proprio con le tue gambe. Fratello, l'onore della famiglia va salvato! Gerardo è tuo fratello, salva tuo fratello, sangue del tuo sangue! Donna Toci! Solo quella donna può salvarlo! Se egli pronunciasse il suo nome, forse che ella, sentendolo, viene a salvarlo! Donna Toci! Se vuoi salva la pelle, chiamala! E va bene, io amo la bella Antonietta! Antonietta! Gerardo, e quindi che intenzioni hai? Andrò in caserma a dire come sono andate le cose. Coraggio, Gerardo! Antonietta d'Uccello Vispo! Cosa? Bianca! Non andrei da nessuna parte, ci siamo intesi. Antonietta, vieni a salvarmi! Marco Antonio, la vera bestia da rinchiudere, sei tu. Antonietta, finalmente! Te ne stai andando. Va fangolo, va, origine qui, sta smano, non mi avete. Sì, Gardella, ancora una mentana già universale. Di Caprio, visto che la signorina Morale ha testimoniato in suo favore, per stavolta da scanziaste. A chi devo ringraziare? A Cappuccetto Rosso? No, veramente sono la madamigella Antonietta d'Uccello Vispo. Ah, d'Uccello... Sì, no, mi ringrazi più tardi. Ammiraglio, non stai capendo se mi state liberando o se viene a rapina. Appuntato! Ma sta
camicia e pistola sempre in te mano là. Marescià, ma se poi scappa? Tu casi scappato. Garzelle, o stiamo liberando da capo. Finché non archiviamo il caso, cerca di stare nei paraggi, perché se no... Sì, no, non si preoccupi, sono sicura che il signor Rolando... Sì, va bene, vi saluto, è stato un piacere con Matteo Cubiao, Ramonin. E tu, ci vivo con questa cosa, che ti fai male? Robocop! Cioè, tu fai questo danno magari con una pistola e acqua. E quindi, Rolando, che vuoi fare? Eh? Ti vuoi innamorare? Ti vuoi innamorare come a chi che si sente in ibu? Oh, l'altro povero disgraziato, da Patriziano Ferro? Sì, certo, bianca e buona, tutti ci volessero abbagliare i biscotti, ovvio. Ma questa volta no, non la porterai al tuo castello, come ha fatto con tutte le altre, che ci scippi il Robin Hood, i binte e frasche e c'ha... Cosa? Insomma, vanne, capiemmo. Questa volta te ne vai, ma prima la inviti a vedervi domani. Proprio come fanno i picciotti seri, che fanno tante cose romantiche, rispettano i loro tempi e poi alla fine manco ce la sonano, proprio come a Patriziano Ferro. Sto morto di fame. Una cosa che non sopporto è quando la gente deve pensare di me che sono un bugiardo. Stamattina mi ha chiamato il maresciallo dicendomi che mi conveniva ritirare la denuncia nei tuoi confronti o le indagini sarebbero andate avanti in modo tale da far venire a galla la verità. Mi sei i pezzi in merda. Quindi veramente abiti in un castello? Cioè, uire, cioè, magari un principe azzurro. E il principe azzurro dovresti essere tu? Vabbè, un principe azzurro che è Robero Travaglio. E di un po', principe, chi è la principessa che l'altra sera ti ha rubato il cuore in discoteca? Ah, ma che può fatturare la discoteca? No, ma stasera io era un breco, una signa. Vetti praticamente una picciotta. E mi pareva tu. E ti dico che fu un corpo la mattina quando poi mi arrivai io no letto. Ah, quindi ci sei anche andato a letto? Sì, vabbè, però nella matesta io la lasciavo a te, tranquilla, come dice Sergio Muttapecore, crema ce n'è per tutte. Vieni, ti faccio vedere l'attimo. Rolando, io non sono mai arrivato a questo punto perché vedi, di solito la gente teme o di essere inguaiata legalmente o di perdere il posto di lavoro. Ma un morto di fame come te, come si minaccia? Cioè, come si ricatta? Tu con me sei stato un problema fin dall'inizio. E perché alcune cose non hanno funzionato, sono stato costretto a usare le maniere forti. Forti? Mi rega io, quando ci insegnava a dare mozzicune, signor Mac Tyson, sto signore qua ancora si cercava pisellino a minzeia. Ma che fai? Oh, niente, mi stai a tenere, non si sa mai casco, sai. Tu hai un dono. Ah, sì? E qual è? Beh, sei disonesto, scurrile e puzzi come un caprone. Ma puzzi come un caprone non si può sentire. O fede come un bangurato, nina. Fede come un crasto. Un crasto. Però piace alle persone. E allora, na facciamo sta pomeggiata. Tu lo sai di cosa mi occupo? Travaglia a Barilla. Come? Travaglia a Barilla. Cioè, fai un maccarrone. No. Coglione. Mi occupo di import-export. Allora baffanculo te ce manne solo.
Ti rendi conto, no? Io non so niente di te. Ma come non sai niente di me? Sono Rolando Di Caprio. Abito in un castello. Campo pamurerò, signore. E una volta era zitto con una picciotta nivera. E ora mi piacesse cambiare colore. E penso che una picciotta bianca potesse essere un modo giusto per mettere mate sto posto. Come posso fidarmi di te? Perciò, sta piovuto con pare pisciazza e ti fidato solo perché aveva la cravatta e i soldi. Se non scendevi tu, dovevamo fingere una rapina e mettere di mezzo anche lei. Deve piacerti molto. Bianca è una femmina. Io avrei barbo di sfuoco come a tutte le altre. Bella questa. Tre valvole di sfogo. Però una cosa romantica da voglio dire. Io ieri prima di nascere la questura mi feci un bidet, no lavandino, e me la vai riente. E questo perché tu mi piaci. E insomma, penso che tu ti meriti quantomeno l'igiene, eh? Grande Bianca, sì, usaccio che tu sei caure e mi volessi tu vasare, usaccio, sì. Però io un attimo voglio dire, se aspetti 3 minuti ti devo pigliare un regalino, va bene? E da sotto, una cosa per te, va bene? 3 minuti, precisi, non ti muovere da qua, Vediamo se ti piace questa storia. Tu hai portato Bianca in quel posto per derubarla della sua auto, lasciandola in quel castello incantato, che di notte si trasforma in un rifugio di senza tetto, delinquente e chissà quant'altra gente che è disposta a farle la festa. Non avrà un bel ricordo di te, compare. Forza. Non c'è fretta. No, c'è fretta! Ci sono i cani in gela, che si mangiano i cristiani! Finalmente ci siamo messi d'accordo su qualcosa. Ognuno cosa ha ruolo, non è? Esatto. Tu il cattivo ed io l'eroe. Ma veramente, con due coglioni di lato mi stai parendo una testa di minchia. Spero ti piaccia viaggiare, Rolando Di Caprio. Maresciallo! La signorina Bianca Morale dice di essere stata derubata della sua auto proprio dal signor Di Caprio. Sto cornuto! Maresciallo, stavolta la pistola ce la posso puntare senza problemi, giusto?
Cristo, io forse sono cercato numero uno, io voglio qua, entro domani mattina, sono stato chiaro. Comandi. Tu vuoi fottere la lata, ma io adesso ti scippo. Now? At 8 o'clock? Yes? Come piglia il tu sape, manco si non l'hanno nato! E dove sei fuzzio? Un francese è quello mio! Un francese, che tu in merda! Inglesi ne dei mabbatti! È la vita che la balli quando sei il tuo re! Non va! Oh, un po' di vito, ma gira! È la minchia di tuo pane, è la minchia di... You love me now, che bella storia! You love me now! Complimenti per la regina, Isabella, arrivederla anche a lei, buon compleanno! Scassato a colpi come a Rocky Balboa, miso in una caglia come un furietto, ambarcato e mandato all'estero con la forza, da un maccarrone che esode, che si fece fottere la zitta di un morto di fame, sogno Rolando di Capri, e ora che mi insegnai un inglese. Viva, viva, un pacchio! Se mi affira a tornare, non lo pizzo, viaggio. Stavo cercando Rolando De Capri, va. Ma per caso si è visto qua? Lo stavo cercando per tutta Londra, va. I don't understand you. Io, robot. Ma come si fa? Yeah. Ma come io? Perché? Everybody says you're so messed up, but you know, idiot on the sidelines. Take a chance on a modern drug and maybe you'll survive the night. Rolando Di Caprio, va! Ah. Rolando Di Caprio! A Rolando Di Caprio, la vista Rolando!
vieni che vuole ammazzare. Scusa, Rolando De Capri. Rolando De Capri, lo sai dov'è? Di Capri, lo conosci? Rolando Di Capri. Cos'è quello? Di Capri, Rolando Di Capri. Io non lo conosco. A Rolando Di Capri l'avete visto? Signore! I love you too! Oh, Rolando Di Capri, l'hai visto? What? A Rolando Di Capri! Is that here? Leonardo Di Capri! Rolando! Ah. Giorgio Colone c'è! E Rolando Di Capri non c'è, la cosa dei pazzi, va, va, va. Su YouTube l'ho visto, ma non lo capisco, va, perché non lo trovo, va. Deve essere da quella parte. Lo conosce Rolando Di Caprio? Ma Leonardo Di Caprio o l'estrella? I don't know. I love you, baby. Rolando Di Caprio. He's really good actor. Rolando Di Caprio, actor. Ma vale. I don't know. Lo sto cercando per tutta Londra. Che, ma qua non mi capisce nessuno, va, io non lo so. Va. Avete visto a Rolando Di Caprio? No? Non ti preoccupare, Rolando, che ci porto io a casa! Tutta Londra lo sto cercando.